Siamo in collegamento con Anna Capasso, attrice, cantante. Grazie per aver accettato di intervenire nel nostro telegiornale. Salve. Grazie a voi, salve a tutti. Allora, oggi è veramente una giornata molto dolorosa per il mondo dello spettacolo, ma non solo. Ci lascia il grande Gigi Proietti, lo fa a modo suo alla grande, perché scompare proprio nel giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni. Una giornata dunque veramente particolarmente dolorosa. Ci siamo, sì, è stato un brutto risveglio e Gigi comunque ha dimostrato negli anni di essere un gran mattatore, ma soprattutto un grande maestro. Per me lo è stato, anche perché ho iniziato con lui a studiare, quindi se ne va una parte di me, della mia vita, ma penso una parte di tutti gli italiani. Proprio così, insomma, veramente una grande persona, al di là delle sue doti ovviamente indiscusse professionali. Anna, il momento che vivono gli artisti è un momento veramente drammatico. Dopo un stop di molti mesi, chiaramente arriva un ulteriore fermo per tutto il mondo dello spettacolo, della cultura. Questa emergenza coronavirus sta mettendo a dura prova la vostra resistenza. Sì, diciamo che è un bel banco di prova, Fabiola, perché praticamente siamo fermi, noi non abbiamo mai ricominciato. E l'unica cosa che posso dire è che è giusto che ci sia il fermo perché la salute ce lo dimostra comunque tutto quello che sta accadendo è al primo posto. Anche se comunque abbiamo bisogno dei supporti, perché stare fermi per tanto tempo è veramente dura, perché molti di noi hanno delle famiglie. Comunque la giornata è lunga e bisogna portare a termine tante tante cose che ogni capofamiglia comunque ha il diritto di fare. Però quello che mi fa riflettere tanto è che comunque tutto questo prima o poi passerà, ma dobbiamo essere anche bravi noi a stare attenti alle misure comunque di sicurezza, portare la mascherina, stare sempre distanziati e sperare che comunque tutto questo passi. Voi artisti però, insomma, non vi siete lasciati deprimere, insomma, nonostante la situazione di grande difficoltà, attraverso i social comunque riuscite a raggiungere in qualche modo il vostro pubblico e quindi non fate mancare loro l'affetto e loro non vi fanno mancare il loro supporto. Tu sei molto attiva sui social, come hai vissuto il lockdown e come stai vivendo adesso questa ulteriore emergenza? Guarda, il mio motto è sempre sorridere. Il sorriso viene prima di tutto. Sui social sono attiva, soprattutto per dare una mano a chi è meno fortunato di noi, ma anche perché l'arte continua e la musica va avanti e il cinema e il teatro devono andare avanti. Quindi, in ogni modo, stare vicino con i propri fan è importante. Ci rende utili, ma soprattutto ci rende vivi dentro. E poi abbiamo sempre detto che la musica è terapia. La musica è terapia, tu hai comunque un nuovo lavoro, insomma, portato a termine nonostante le tante difficoltà. Bye bye, ci vuoi raccontare questo lavoro come è nato e poi magari, insomma, ce ne accenni anche un pezzetto? Allora, Bye Bye nasce l'estate scorsa. Da una storia raccontata da un mio amico, un argomento abbastanza forte perché lui soffriva per questa relazione, quindi parliamo di una relazione omosessuale, e mi racconta che questa storia lo faceva stare male, lo faceva soffrire. E io gli ho detto: guarda, alla prima, alla seconda, poi alla terza gli dici bye bye, insomma. E così nasce questo motto. Poi con gli altri autori, con Massimo D'Ambra e Vincenzo Bless, oltre ad essere il mio produttore Massimo D'Ambra ha scritto con me anche questo brano e abbiamo deciso di scrivere comunque un brano contro le relazioni tossiche, perché molte volte veniamo coinvolti in rapporti che ci fanno stare male, rapporti che comunque non portano da nessuna Noi parte stiamo vedendo e intanto le immagini, insomma, della tua clip. sì, girato a Positano, tra l'altro, il video con l'attore Ivan Castiglione. E quindi dicevo che gli amori tossici vanno eliminati. È difficile dire basta e avere il coraggio di andare avanti.
Assolutamente. Quindi Allora, lasciaci con qualche nota di questa bye bye, così salutiamo i nostri telespettatori. chissà quando mi capirai. Un'altra notte che se ne va, ma tu non vuoi cambiare mai, tanto che differenza fa. Non è l'unica volta che mi lasci sola, è inutile parlare e parlare ancora. Se esiste una cosa che mi rincuora è che io non ho mai saputo dirti addio. Mai, bye, bye, bye. Allora, noi salutiamo Anna Capasso, speriamo che tutto possa, diciamo, ritornare quanto prima alla normalità e voi riprendere le vostre attività, che sono un momento fondamentale per la vita di ciascuno di noi. Arrivederci, buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie.